Proseguono gli scioperi e le proteste dei dipendenti delle ditte appaltatrici dei lavori all'interno della centrale termoelettrica Enel Federico II di Cerano. Nonostante il vertice in prefettura di qualche giorno fa, i sindacati hanno lamentato la non applicazione degli accordi scaturiti da quell'incontro, confermando lo stato di agitazione seppur consentendo regolare ingresso in centrale di dirigenti e turisti. Il problema rilevato dai difensori dei lavoratori nasce dall'avvicendamento di ditte appaltatrici della centrale che per regolamento non sono costrette a riassorbire tutto il personale di chi le precede e questo mette in condizioni di precarietà tantissimi operai il cui futuro lavorativo è quindi legato a tempistiche che di certo non agevolano le famiglie degli stessi. Gli scioperanti restano comunque fermi sulle proprie posizioni chiedendo il rispetto degli accordi raggiunti in prefettura. C'è da ricordare che molti operai hanno deciso di protestare come forma di solidarietà nei confronti dei lavoratori WCS lasciati a casa dalla subentrante SEA che dichiarò di poterne assumere solo 10, per i quali tra l'altro non sono ancora stati preparati contratti da firmare, circostanza che ha accresciuto il problema. La soluzione ad oggi sembra quindi lontana dalle richieste sindacali e bisognerà capire quanto questa protesta potrà andare avanti in queste condizioni.